Allora, buonasera a tutte e tutti, io sono Aurora e faccio parte del collettivo LALT. Questa sera diamo il via alla terza lezione del ciclo di incontri Meet Italy, che abbiamo organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne di Siena. Negli incontri precedenti abbiamo ascoltato l'intervento del professor Valentino Baldi sulla psicanalisi e il modernismo letterario italiano, e poi quella del professor Massimiliano Tortora su Svevo scrittore europeo. Prima di cominciare la lezione di oggi, a nome del collettivo ringrazio Paolo Cutufà ed Emanuela Carbè per il supporto informatico e poi ricordo a tutti che al termine della lezione potrete utilizzare la chat o chiedere la parola per fare qualsiasi domanda. Ad introdurre la lezione che ascolteremo oggi sarà la dottoressa Linda Puccioni, che ringrazio per essere qui e alla quale cedo subito e volentieri la parola. Grazie, grazie mille, buonasera di nuovo a tutti. Ringrazio io il collettivo LALS per avermi coinvolta in questa splendida iniziativa intitolata appunto Meet Italy. Il mio compito di stasera è quello di presentare e introdurre la terza lezione che sarà tenuta da Michele Sisto. Appunto, Michele Sisto è professore associato di letteratura tedesca all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, Pescara, dove presiede anche il corso di laurea in lingue e letterature straniere. I suoi principali interessi di ricerca includono la teoria e la storia della letteratura, la sociologia della letteratura, la comparazione letteraria e la storia della traduzione, ma anche i masculinity studies e gli internet studies. Dal 2004 conduce ricerche sulla letteratura tedesca tradotta in Italia, considerandola come parte integrante del repertorio nazionale insieme alle opere degli scrittori italiani. Michele Sisto è stato coordinatore nazionale del progetto intitolato Storie e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel Novecento ed è fondatore e direttore della collana dal titolo Letteratura tradotta in Italia, edita presso Quodlibet. Le sue pubblicazioni si concentrano tanto su scrittori del canone tedesco, da Goethe a Georg Büchner, da Karl Kraus, Franz Kafka, Günter Grass o Christa Wolf, quanto sui loro mediatori in Italia, come ad esempio Benedetto Croce, Giuseppe Prezzolini, Lavinia Mazzucchetti, Cesare Cases, eccetera. Tra le sue ultime pubblicazioni va citato il volume curato assieme a Roberto Venuti su appunto Cesare Cases, Laboratorio Faust del 2019, un altro volume sempre del 2019 dal titolo Traiettorie, studi sulla letteratura tedesca in Italia. E inoltre il primo volume della collana di letteratura tradotta in Italia, dal titolo Letteratura tedesca in Italia, un'introduzione, 1900-1920, il quale propone un nuovo indirizzo nella ricerca sulle letterature straniere e che interpreta la traduzione come una parte integrante del sistema letterario italiano. Michele Sisto è membro del comitato scientifico di numerose collane, è fondatore e dirige il blog germanistica.net e è redattore delle riviste Allegoria e Tradurre. Questa sera terrà un intervento dal titolo La letteratura tedesca in Italia nel primo Novecento, i mediatori, le strutture, il repertorio. E quindi non faccio altro che lasciargli la parola e ringraziarlo ancora per essere qui con noi. Prego, Michele, a te. Grazie Linda, grazie a Isabella Tomei e a tutto il collettivo LALS per l'invito che mi ha fatto davvero molto piacere, all'Università di Siena che ci ospita. Aggiungo alle varie cose che faccio che messe tutte insieme fanno abbastanza impressione, ma da quando ho cominciato a fare queste cose si sono accumulate nel tempo e evidentemente è passato tanto tempo. Ne aggiungo una che mi è nata una bimba 40 giorni fa e quindi negli ultimi 40 giorni ho fatto sostanzialmente il papà, quindi la culla, quindi la cucina, quindi il cambiatore di pannolini e tornare a parlare in pubblico con voi è una cosa che mi fa estremamente piacere e mi sembra anche molto strano, spero di non essere troppo arrugginito.
E questo è anche il motivo per cui mi sono perso a malincuore gli incontri che avete già fatto con Massimiliano Tortora e Valentino Baldi, che conosco e stimo, e sono amico e anche collega nella relazione di allegoria. E non so se riuscirò a seguire gli altri, ci provo, dipende se mi fa dormire la notte la piccoletta. E questo è anche il motivo per cui non ho preparato una conversazione originale, dirò delle cose che fanno parte un po' del lavoro mio e del gruppo di ricerca di cui sono coordinatore da tempo, che sono state anche in parte pubblicate, però ho provato a inserire nel contesto che voi avete creato, cioè quello di Little Italy e del lavoro dei mediatori, diciamo, delle culture, soprattutto della Mitteleuropa in Italia. E mi occupo in particolare di primo Novecento, ma mi sembra che quasi tutti, anzi direi tutti i colleghi che parlano durante il ciclo, si soffermano in particolare su questo periodo. Quindi mi sembra che abbiate veramente fatto un lavoro molto coerente a livello di un convegno di alto livello. Detto questo, mi vedete in maglietta, cercherò di fare una conversazione in maglietta con le slide, per carità, però in modo relativamente informale. Condivido con voi due cose tecnicamente, ovvero lo schermo, quindi un po' di slide e un sito web. Ecco, dovrebbe vedersi. Il sito della Quodlibet, faccio un po' di pubblicità, ma è soltanto per dire che le cose che vi dico vengono in parte da studi, soprattutto i primi, questo che è stato citato da Linda, con Anna Baldini, Daria Biagi, Stefano Lucera, René Fantappié, che mi piace citare perché sono spesso le autrici di alcune scoperte. Dal libro citato da Linda e gli ultimi titoli che sono usciti, alcuni anche molto recentemente, peraltro diciamo, è implicata in qualche modo anche l'Università di Siena, almeno la Toscana. Mi piace segnalare Martina Mengoni che ha scritto un libro sui sommersi salvati di Primo Levi, ma per come è nato la sua genesi transnazionale tra Germania e Italia. Nasce sostanzialmente dopo una lunga evoluzione dal carteggio tra Levi e i suoi lettori tedeschi, quindi nasce in seguito alla traduzione di Se questo un uomo in Germania. Quindi poi torna in Italia in forma di sommersi salvati. E invece l'ultimo libro uscito è quello di René Fantappié e si intitola Francofortini e la poesia europea. Anche qui c'è una particolare attenzione alla letteratura tedesca, ma non solo, e qui siamo ovviamente negli anni che vanno dagli anni 40 agli anni 90, quando è morto Fortini, che a Siena, come ben sapete, è uno dei nomi importanti. Vi condivido invece le slide e comincio il discorso. Voilà. Con innanzitutto una parte teorica, mi corre l'obbligo di presentare il titolo. Cerco di fare, e in questo mi distingo un po' dai colleghi che mi hanno preceduto, anziché una cosa su un autore o un problema in particolare, una cosa su un sistema. Mi sono chiesto, ci siamo chiesti col gruppo di ricerca che si chiama Letteratura tradotta in Italia, LTIT, che ha anche un sito che dopo vi mostrerò, ci siamo chiesti quale letteratura tedesca arrivasse in Italia nei primi 20 anni del Novecento. Poi siamo andati avanti, abbiamo pubblicato cose, studiato soprattutto cose fino sostanzialmente agli anni 50 e anche un po' dopo. Per cui la nostra domanda è stata che cosa è arrivato di letteratura tedesca in Italia e perché? E ci siamo concentrati sui tre elementi del sottotitolo, i mediatori, le strutture e il repertorio. E questa è la parte teorica con cui vorrei aprire per poi passare alla parte storico-ricostruttiva. Quindi vi parlerò proprio dei mediatori, quindi da Benedetto Croce in su, delle strutture, i vari casi editrici, eccetera, e poi il repertorio, il discorso qui si farà un po' più complesso. Dunque, i mediatori, perché insistiamo come gruppo di ricerca su questo? Parto dalle delle considerazioni molto banali che si possono articolare dal punto di vista teorico molto più di così, però è una piccola introduzione teorica funzionale a quello che vi racconterò, poi dopo si possono tirare le fila ed eventualmente nella discussione, se volete, si possono approfondire gli aspetti teorici che vi anticipo, si rifanno in gran parte alla sociologia di Pierre Bourdieu,
e alla teoria dei polisistemi di Evans-Oar, nonché alla traduttologia più avanzata, ai translation studies di origine, diciamo, olandese dagli anni 70 in poi. Queste sono le tre colonne del nostro lavoro. Però per tornare alle considerazioni teoriche spicciole, non so se avete pensato, e questo lo dico in maglietta, che la letteratura che noi diamo per scontata, quella che troviamo in libreria tradotta da Dostoevsky a Kafka, eccetera, ci può essere in Italia soltanto se qualcuno la produce, non la traduce, la produce, cioè la fa esistere nella sfera pubblica italiana. Ci sembra normale questa cosa qui perché ha una certa regolarità e l'ha acquisita nel tempo, soprattutto nel Novecento. Prima non era assolutamente così, quello che arrivava era molto scarso, molto sparuto, e infatti ci si rivolgeva ad altre letterature per accedere alle letterature periferiche, si leggeva in francese per intenderci, per accedere alla letteratura russa, come adesso diciamo in inglese per accedere alla letteratura cinese ci sono interi patrimoni letterari che sono poco o nulla tradotti, così come se ci pensate. In un paese medio, per esempio dell'Africa, il canone letterario internazionale non è tradotto nella lingua del posto e non fa parte della cultura letteraria del posto se non attraverso la mediazione della lingua inglese e francese. Allora torniamo al problema di prima, per cui sono le principali culture letterarie, direi, oltre che politiche, geopolitiche, eccetera, che si fanno un repertorio nazionale di letteratura tradotta, e questo repertorio eventualmente gira per il mondo. Anche le cose tradotte in italiano possono rimbalzare nel mondo, per esempio, come è accaduto per il dottor Zhivago, che è stato tradotto dal russo, ma Feltrinelli ne deteneva i diritti e dall'Italia si è diffuso nel resto del mondo. Normalmente succede che si passa per la Francia o per l'Inghilterra, almeno in età moderna o contemporanea. Quindi una letteratura tradotta esiste nel paese di traduzione soltanto se qualcuno la fa. E questo vuol dire che dobbiamo andare a studiare chi effettivamente la fa. Li chiamo mediatori, ma sono editori, direttori di collana, traduttori, critici, professori universitari, recensori, agenti letterari, cioè chi lavora nel mercato della traduzione, chi lavora sul piano simbolico, sul piano critico, chi produce discorsi sulla letteratura tradotta, chi scrive articoli per dire assolutamente Kafka va tradotto, oppure questo non va tradotto. È tutto un lavoro che viene prodotto da attori, li chiamerebbe Pierre Bourdieu, attori sociali italiani. Quindi è tutto un movimento che si produce nel nostro paese, nella cultura d'arrivo, diciamo così, e che quando raggiunge una certa massa critica porta a quel passo, quell'investimento molto cospicuo che costa soldi e energie, che è la traduzione e poi la pubblicazione. E quindi è interessante scoprire chi sono i mediatori, perché se noi abbiamo in Italia una certa letteratura tedesca, e chiunque sia stato in Germania e sia stato in libreria si accorge che in Germania in libreria ci sono cose diverse da quelle che leggiamo noi, ce ne sono molte di più, alcune di meno, della loro letteratura tedesca. Quindi la letteratura tedesca in Germania è diversa dalla letteratura tedesca che leggiamo in Italia, così come la letteratura francese in Francia, se andate in libreria francese, è diversa dalla letteratura francese che leggiamo e che conosciamo in Italia. E quindi questa selezione è una selezione molto ristretta, molto parziale, la cui natura, la cui specificità dipende dagli interessi specifici dei mediatori, cioè a seconda dei miei interessi di editore, dei miei interessi di traduttore, dei miei interessi di critico. Mi concentrerò su un autore, da Bolaño a Philip Roth, a Lutz Seiler, per citarne uno che non conosce nessuno in Italia, ma in Germania è molto quotato, e allora farò in modo, se riesco, io in alleanza con altri, di portarlo in Italia, di farlo esistere nel campo letterario italiano. E quindi le mie relazioni, la mia posizione nel campo, la mia visione della letteratura, ovvero la mia poetica, e anche la mia traiettoria, cioè il modo in cui sono arrivato ad avere una certa visione della letteratura, è rilevante ed è da studiare, questo per tutti i mediatori, per capire che tipo di letteratura tradotta, si è stratificata nel corso dei secoli, dei decenni in Italia, nel nostro paese. Per fare questo è necessaria, ed è quello che stiamo tentando di fare con il progetto LTT, Letteratura Tradotta in Italia, è necessario fare tanta ricerca di base. Ricerca di base perché questo tipo di mediatori
cade al di fuori generalmente delle compartimentazioni disciplinari. Quindi i germanisti non si occupano tendenzialmente dei mediatori di letteratura tedesca in Italia, in Francia, quindi di traduttori, editori, eccetera. Gli italianisti di norma non si occupano di questa gente che ha una relazione, come dire, non così stretta, almeno apparentemente, con gli autori canonici della letteratura italiana. Ci occupiamo di Svevo, ci occupiamo di Pirandello, meno di Alberto Spaini, per dire, che è il traduttore di Kafka in italiano, ma forse Kafka merita, o il traduttore di Kafka merita questa attenzione, è quello che abbiamo pensato si potesse fare, no? E la ricerca di base vuol dire raccogliere informazioni innanzitutto su questi personaggi, perché di solito non c'è nulla, o c'è molto poco, c'è molto nel momento in cui questi mediatori sono scrittori, quindi su Vittorini traduttore, Pavese traduttore, Montale traduttore, Levi traduttore, troviamo materiale, e troviamo materiale su Levi, su Pavese, eccetera, ma su Alberto Spaini, Rosina Pisaneschi, Luigi Berti, vi posso dire uno sfracello di nomi, materiale ce n'è poco o nessuno. E quindi già mettere insieme questo materiale è proprio ricerca di base che serve poi a capire, il lavoro di questi mediatori, il lavoro specifico e orientato. E questa ricerca di base ci aiuta anche a sfatare alcuni miti della storiografia letteraria. Per il primo Novecento, un mito molto rilevante è il ruolo dei triestini nella mediazione di letteratura tedesca, per esempio. Il luogo comune dice che Slata per Michelstetter, Spaini stesso era triestino, Stuparic, eccetera, eccetera, sono importanti mediatori. Non voglio dire gli iniziatori, però i decisivi, i mediatori decisivi di letteratura tedesca in Italia. In realtà, da quello che abbiamo visto facendo la ricerca di base, non è proprio così. Non è proprio così perché in realtà l'iniziativa di tradurre letteratura tedesca, di lingua tedesca, non viene quasi mai dai triestini, ma viene loro commissionata da degli italiani. Nella fattispecie abbiamo trovato che i grandi committenti di letteratura, di traduzioni, di prefazioni, di studi critici, sono il gruppo dei Vociani, che sono dei toscanacci, Benedetto Croce, Giuseppe Antonio Borgese, che è un siciliano, Croce, lo sapete, è napoletano, anche se non è nato a Napoli. Quindi in realtà i centri propulsivi non stanno a Trieste. Trieste era malapena in Italia, soltanto da dopo la prima guerra mondiale. E i triestini non avevano questo interesse a fare da ponte. Poi vengono in qualche modo indotti a fare da ponte, da mediatore, da chi pensava che loro sapessero il tedesco, cosa che non sempre peraltro è vera. Molti lo vanno a studiare in Germania, tra cui lo stesso Slatater. Quindi anche qui. Perché si creano questi miti? Perché uno superficialmente fa 2 più 2, ci sono un sacco di nomi di triestini tra i mediatori di letteratura tedesca in Italia nel primo Novecento, e poi ovviamente c'è una mitografia locale. A Trieste c'è Claudio Magris, Angelo Ara, ci sono diversi studiosi di storia letteraria e non solo locale, che hanno tutto l'interesse a mettere in rilievo il ruolo della cultura triestina nella mediazione che c'è. Assolutamente c'è, ma non si può ridurre la storia della mediazione di letteratura tedesca in Italia al primo Novecento a Trieste, non solo non si può ridurre, ma il ruolo di Trieste è abbastanza marginale rispetto a quello di Firenze, per esempio, che per me è centrale, a quello di Napoli, cosa che ci può sembrare un po' più strana, ma in realtà è assolutamente normale, perché le sorti della letteratura italiana si giocano in quegli anni a Firenze, a Napoli. E poi a Milano, eccetera, però Firenze e Napoli sono sicuramente all'inizio del Novecento i punti in cui si muove il nuovo nella letteratura italiana, e anche le traduzioni, non solo dal tedesco, ma da tutte le lingue, si muovono e si rinnovano e vengono commissionate a Firenze e a Napoli, vedremo come. Quindi anche qui la ricerca di base ci aiuta, credo, a ridimensionare dei miti, ho scritto sfatare, forse un po' enfatico, però a ridimensionare dei miti che si creano ex post. Ovvio che non voglio dire nulla contro chi studia da una prospettiva locale le glorie della propria città, della propria regione. Cioè, è normale, no, che a Siena si studi Federico Tozzi e non si scampi a Tozzi quando si segue un corso universitario a Siena, così come non si scampa a Gozzano e a Pavese quando si segue un corso universitario a Torino, come ho fatto io. Quindi,
c'è un ruolo ovviamente e c'è una necessità di fare questi studi, è normale che questi studi li facciano spesso coloro che stanno in una data istituzione universitaria, in una data regione, e per noi peraltro questi studi sono preziosissimi perché se no non li fa nessuno sui minori, però dobbiamo tenere conto che anche il canone, anche gli interessi delle discipline letterarie nel nostro caso sono orientati anche da interessi localistici, possiamo dire così, cioè a Torino farà sempre agio, sarà sempre un punto in più studiare Pavese, Fenoglio, così come a Firenze studiare Papini, studiare gli Ermetici, eccetera, eccetera. Se andate a guardare dove vengono fatte le pubblicazioni sugli Ermetici in particolare, l'80% sono fatte a Firenze. Vado avanti, sono già lunghissimo, quindi vado avanti sul titolo e poi vengo alla ciccia. Stesso discorso sulle strutture. I mediatori sono gli individui nei vari ruoli, ma l'iniziativa individuale, questa è la considerazione teorica spicciola, non ha nessuna rilevanza se non si ingrana all'interno di strutture editoriali, quelle che Fortini chiamava le istituzioni letterarie. Cosa voglio dire? Che uno può anche andare in Germania e dire bellissimo di Buddenbrook, di Thomas Mann, arrivare a casa e tradurlo, però se poi non trovo un editore quel libro rimane nel cassetto. E però se trovo un editore, ma questo editore è periferico, una tipografia di sotto casa, quel libro rimane nel magazzino della tipografia. Quindi il lavoro di consacrazione di un autore straniero, di un libro straniero, nella cultura letteraria d'arrivo, è un lavoro collettivo. E quindi richiede la cooperazione anche conflittuale, ma l'interesse, diciamo, incrociato di editori, direttori di riviste, direttori di pagine culturali di giornali, organizzatori di premi, professori universitari, eccetera, tutti questi producono poi quella massa critica che fanno sì che a un certo punto Kafka risulti interessante al punto da venire tradotto, risulti interessante anche al punto da venire letto da qualcuno. All'inizio viene letto da pochissimi, però viene letto. Quindi bisogna studiare, oltre che i mediatori, anche le strutture, anche qui gli interessi specifici delle strutture. Ogni casa editrice, come sapete, ha degli orientamenti molto, molto più o meno precisi. All'interno della storia delle singole case editrici ci sono gruppi letterari che sono stati determinanti. Pensate a Calvino nell'Einaudi per la narrativa, Natalia Ginzburg nell'Einaudi per la narrativa, Roberto Calasso, che è uno scrittore, in Adelphi per tutto quanto, e continuamente così. Anche adesso, se andate a vedere chi dirige letterariamente le principali case editrici, ci troverete ancora adesso moltissimi scrittori che, con molti compromessi col mercato, con gli uffici commerciali, però portano avanti una loro idea di letteratura. E al di là dei singoli bisogna studiare anche appunto le strutture, l'organizzazione in collane. Certe collane ci stanno delle cose, delle altre no. Pensate a una casa editrice brillante come l'Orma, che conoscerete sicuramente, pubblica letteratura francese e tedesca. Se arrivasse fuori un libro spagnolo bellissimo non lo può fare l'Orma, quindi lo deve fare un'altra casa editrice che è tipo Sur, che nel suo impianto ha questo orientamento. Anche qui dobbiamo fare attenzione ai miti storiografici, no? Quando studiamo a scuola e i manuali sono fatti dai critici che conosciamo, no? Li conoscete anche lì a Siena, il manuale Luperini è fatto dal vostro ex professore benemerito di letteratura, da Pietro Cataldi, dai suoi colleghi e collaboratori, il famoso manuale di Cesarani, di Federici, l'ultimo più recente di Claudio Giunta. Ognuno porta la sua visione della letteratura e, anche se il canone letterario, sto parlando di letteratura italiana, ma vale lo stesso anche per letteratura straniera, che è marginale in questo discorso, ma rientra pienamente perché sono sempre gli stessi gli attori che producono letteratura straniera in Italia, ciascuno di questi autori di manuali porta la sua visione della letteratura, il suo canone, anche se ovviamente deve fare compromessi con la tradizione, cioè non è che puoi togliere dal manuale Svevo se non ti piace, e se è prescritto nei programmi ministeriali, perché è anche il ministero che decide cosa si studia a scuola. Quindi ci sono implicazioni politiche di vasta portata, però
Con tutto questo, se avete sentito parlare superficialmente di letteratura tedesca in Italia, studiando letteratura italiana, probabilmente avete sentito parlare quando avete letto che Pirandello si è laureato a Bonn e che ha tradotto magari le Elegie romane di Goethe, e che è svevo e triestino, e quindi era di madrelingua tedesca e scriveva stento in italiano e conosceva, leggeva in tedesco. Queste sono cose verissime, però in realtà non fa di loro dei mediatori, fa di loro degli autori importanti della letteratura italiana che hanno un rapporto importante con la cultura tedesca, ma non è detto che questa cosa li abbia influenzati, bisogna andare a vedere, a studiare. In realtà arriva un sacco di roba dalla Germania, dall'Austria in Italia attraverso le traduzioni, non è necessario che uno si sia laureato a Bonn per avere un rapporto stretto con la letteratura tedesca. Faccio il caso di Vitaliano Trevisan, che è uno degli autori più, a mio parere, più interessanti del momento. Lui non credo sappia il tedesco, ma si è formato su Thomas Bernhard, sulle traduzioni italiane di Thomas Bernhard. Senza le traduzioni italiane di Thomas Bernhard non avremmo Vitaliano Trevisan. E così è sempre stato, cioè la letteratura si è letta al 90% in traduzione. Anche qui però bisogna fare la ricerca di base per sapere che cosa c'era nel repertorio letterario italiano in traduzione in un certo momento storico. E qui vengo al terzo termine, che è il repertorio, e passiamo dal piano, diciamo, sociale, sociologico, al piano simbolico, perché i mediatori, le strutture producono sì i libri, le riviste con dentro le poesie di Zell, le poesie di Brecht, eccetera, ma producono soprattutto un insieme di opere, anzi, ciascuno produce quindi diversi insiemi di opere e autori legittimati che contano, cioè nel momento in cui la voce dice, quindi leggiamo sulla voce che bisogna leggere Hebbel, allora molti leggeranno Hebbel perché la voce è una rivista che conta, e anche se a noi oggi Hebbel sembra un autore del tutto marginale e privo di interesse, dobbiamo riconoscere, andando a studiare quello che è successo all'inizio del Novecento, intorno al 1910, che quasi tutti i vociani si sono letti Hebbel. Perché? Perché Prezzolini aveva detto che era interessante, perché Slatopar l'aveva tradotto, perché Slatopar aveva scritto diversi articoli, l'aveva messo in relazione con le problematiche letterarie che erano care ai vociani, e quindi Hebbel era un autore legittimato che conta all'interno di un certo gruppo. Diciamo, chi faceva la voce e chi leggeva la voce, che non sono tutti, sono un gruppo neanche tanto consistente. Sapete, la voce vendeva alcune migliaia di copie, però è stata una rivista importante da cui quasi tutti i letterati del primo Novecento sono passati, l'hanno letta, o a volte l'hanno anche scritta. Per cui studiare i repertori è molto interessante e va fatto, perché dobbiamo studiare che cosa in certi settori della cultura letteraria italiana, o meglio della società letteraria italiana, era considerato importante. Era considerato importante nel 1920 nel gruppo della Ronda leggere Kafka? No, neanche per niente. Per loro era considerato importante leggere Goethe. Goethe. Non era letto, sì, era letto, ma loro propongono di leggerlo in modo diverso, eccetera, eccetera. Quindi tutti quelli che passano attraverso la Ronda, che è un altro luogo di formazione letteraria formidabile negli anni, primi anni 20, dovranno fare i conti con Goethe, così come chi si formerà sul Politecnico negli anni 45, eccetera, passerà attraverso Brecht e attraverso Kafka, in quel caso lì sì. Quindi spero di avervi dato un'idea di che cos'è un repertorio. No, la proposta della voce è un repertorio, la proposta del Politecnico è un repertorio, la proposta delle Einaudi è un repertorio che poi va ritagliato, no, a seconda degli interessi dei repertori, diciamo, concomitanti, perché il repertorio è una sorta, dal punto di vista teorico io lo vedo così, di sommatoria e intersezione tra i vari repertori che i mediatori e le strutture che lavorano sulla letteratura tradotta producono. E poi si arriva ovviamente anche da lì alle storie letterarie, no? Nelle storie letterarie vi sarà capitato di leggere che la letteratura italiana, per esempio, un autore come Tozzi, ha molto a che fare con Kafka. E questo può essere sostenuto su una base estetica, per carità non lo contesto, ma su una base storica no. Perché Kafka, finché Tozzi era in vita, non è stato per niente recepito in Italia, così come anche Thomas Mann.
E quindi, anche se Kafka nel 24 muore, Kafka fino al 24 non ha nessuna rilevanza per la letteratura italiana, cioè i letterati italiani non lo conoscono per niente, zero. Anche perché poi il grosso di Kafka viene pubblicato in realtà dal 25 in poi, le cose di Max Brod. Quindi, andando a vedere questi cortocircuiti, Kafka Tozzi non regge storicamente. Dopodiché, sul piano estetico, possiamo anche comparare Dostoevskij e Cervantes, non c'è problema, sono altre prospettive. Ma in una prospettiva di storiografia della letteratura, che includa anche la letteratura tradotta, dobbiamo fare attenzione e distinguere quello che veniva effettivamente discusso, Hebbel sì, Kafka no. Negli anni 30 è un altro paio di maniche, che Hebbel è dimenticato, Kafka è il centro dell'interesse di certi gruppi, tra cui gli ermetici fiorentini. E così anche Thomas Mann, che comincia a essere letto e a essere considerato non prima del 1929-30. Quindi il repertorio è, dovremmo dirlo al plurale, come i mediatori, le strutture, i repertori. Spero di essere stato abbastanza chiaro adesso. Spero di chiarirlo dal punto di vista concreto della ricostruzione storica. Vi propongo ancora due brevi passaggi di teoria per arrivare a introdurre questa ricostruzione. Il primo è una frase di Pierre Bourdieu, un passaggio dal saggio Les conditions sociales de la circulation internationale des idées, una conferenza del 1990, poi stampata nel 2002, che dice sostanzialmente che la traduzione in realtà è fatta di una serie di operazioni sociali che implicano, che sono fatte da qualcuno, quindi non è che circolano le traduzioni, non le fa qualcuno. Quindi c'è prima un'operazione, dice Bourdieu, di selezione. Chi è che cos'è che si traduce? Che cos'è che si pubblica? Chi è che lo traduce? Chi lo pubblica? E potremmo aggiungere tranquillamente perché. Perché? Un'altra operazione è quella di marcatura, marcage, se avete presente un libro Gallimard, prendete un libro Gallimard che diventa in Italia un libro Adelphi, quindi viene degriffé, viene tolta la griffe, il marchio dell'editore che lo consacra Gallimard in Francia, e viene rigriffato. Però se lo rigriffi Adelphi è un conto, se lo rigriffi Fabbri è tutto un altro conto, perché ovviamente la casa editrice ha un capitale simbolico diverso a seconda di quella che è la sua storia, la sua traiettoria. Infine, un'operazione di lettura che inizia dal momento stesso della traduzione, anche dalle recensioni che precedono la traduzione. L'operazione stessa di traduzione è una lettura, la traduzione è un'interpretazione di un certo testo, del quale si possono dare diverse traduzioni. Per darvi un caso della Metamorfosi di Kafka, ce ne sono 24. Traduzioni di alcune poesie, ce ne sono decine, 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 a volte centinaia. Quindi, se vengono rifatte, vuol dire che si possono dare possibili letture diverse, nuove. Quindi, ogni traduzione è una lettura, un'interpretazione. La prefazione o postfazione è una lettura, interpretazione. La quarta di copertina è una lettura. Il parere di lettura che il lettore editoriale manda in redazione è una lettura, finché non arriviamo alle recensioni, ai saggi critici, ai corsi universitari, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo si produce nella cultura d'arrivo e solo in alcuni casi ha a che fare, tiene conto di ciò che si è detto nella cultura di partenza. Quindi queste tre operazioni sono quelle che abbiamo tenuto presenti nel fare il nostro lavoro. L'ultima premessa, e giuro che ho finito, è che dobbiamo interrogarci, se entriamo in questa prospettiva sociologica, sui motivi per cui si traducono i libri. E i motivi sono essenzialmente tre, per essere veramente tranchant. Il primo è una logica politica, si traducono un sacco di cose perché hanno un interesse politico, dall'editoria politica in senso stretto, ma all'editoria anche letteraria, che però pubblichi il libro dell'autore afghano perché vuoi far vedere la condizione degli afghani dopo il 2003, eccetera. No, questo lo fai per un motivo politico. E via così. Una logica economica, che è quella più nota, ovvero traduci un libro perché pensi di venderlo bene. È una logica specifica o letteraria. Poi le logiche eteronome possono essere anche di più, c'è quella religiosa, ci sono un sacco di libri, metà del mercato liberale italiano fino quasi alla metà del Novecento era cattolico, ecclesiastico, prima era il 90% nel 500-600. Quindi ci sono pesi diversi delle logiche eteronome a seconda del tempo che passa. La logica specifica è quella che interessa a noi, cioè ai letterati, a chi poi si occupa di studiare i grandi autori, gli autori che restano.
Però non è detto che i criteri letterari che ispirano, che presiedono a una traduzione, siano poi i criteri letterari che noi retrospettivamente attribuiamo a quel periodo storico, per farvi un esempio di quello che voglio dire. Slater traduce Hebbel perché ha una sua idea di Hebbel, di autore post-nietzschiano, di autore tragico, eccetera, eccetera. Noi probabilmente non abbiamo questa visione di Hebbel e non ci interessa Hebbel, e di conseguenza non ci interessa neanche tanto l'operazione di Slater, per se non andando a vedere, di cui questo ci parlerà Lorenzo Tommasini sicuramente, perché Slater si interessa a Hebbel. Quindi la logica specifica letterale non è costante, non è una logica per cui Hebbel vale sempre o Kafka vale sempre. Ci sono logiche che fanno sì che in un certo momento Hebbel rientri negli interessi di Slater, però il gruppo Vociano, e 20 anni dopo Hebbel non rientri più negli interessi di nessuno, perché le poetiche degli ermetici, dei neorealisti, eccetera, non si occupano di quel tipo di problemi che rendono interessante Hebbel. Non so se mi sono spiegato. Quindi varia molto la logica specifica, anzi, la logica specifica varia quanto i gruppi letterari, i gruppi che Bourdieu chiama avanguardie, no? Ogni generazione letteraria organizzata la possiamo definire un'avanguardia, ovvero un gruppo che propone una visione nuova di letteratura. Noi non facciamo come D'Annunzio, ma facciamo. Noi non facciamo più come i neorealisti, ma facciamo le avanguardie. Noi non facciamo più come, venire un termine, come i cannibali degli anni 90, noi facciamo. Questo è il gesto tipico delle avanguardie. Vi risparmio questo perché si è capito il discorso. Quindi le prime due logiche, quella politica, quella economica, quella religiosa in generale, quelle eteronome, spiegano perché si pubblicano libri di rilevanza politica, economica, religiosa. No, c'è un interesse politico, ideologico, commerciale. Ma perché un editore dovrebbe pubblicare Kafka o Hebbel o Mann, Rilke, Musil, Lutzeiler, Uwe Johnson, eccetera, autori che nel momento in cui sono ai loro esordi e sono relativamente consacrati in Germania, in Italia non sono nessuno. Abbiamo visto il caso di Kafka che muore prima che ci sia un minimo interesse nei suoi confronti in Italia. E questo è normalissimo, cioè adesso per vedere quali sono gli autori della letteratura tedesca contemporanea, o parliamo tedesco, oppure noi siamo convinti che gli autori contemporanei siano quelli che si sono affermati in Germania 30-40 anni fa, Enzensberger, un autore contemporaneo, o lasciatemi dire, sono morti tutti quelli che consideravano contemporanei, adesso non ci viene in mente più nessuno. Ingo Schulze è uno che esordisce in Italia nel 98, 23 anni fa, eccetera. Quindi, no, la percezione di ciò che è contemporaneo, vi dovrei dire dei nomi contemporanei come quello di Lutz Seiler, per farvi capire che cosa discutono i tedeschi adesso. Non certo Enzensberger. Ora, facciamo un salto indietro di 100 anni e andiamo a vedere quali autori tedeschi si leggevano, ovvero si traducevano, ovvero si mediavano negli anni 0 del Novecento e negli anni 10 del Novecento. Questo è uno schema riepilogativo di quello che è il campo dell'editoria, per quanto riguarda la traduzione di letteratura tedesca, tra il 1900 e il 1910, il campo dell'editoria italiana. Non ho messo tutti gli editori, ho messo i due davano il là, davano il tono, no? La Mondadori, la Adelphi, la Feltrinelli del momento, quelli che facevano le proposte più ampie, più coerenti, più ascoltate e anche più libri. Gli altri editori tendenzialmente seguivano le tendenze di questi. Se volete poi possiamo allargare ad altri editori, ma per schematizzare un po', perché se no ci dovremmo confrontare con centinaia di titoli, abbiamo una contrapposizione che Bourdieu descriverebbe come contrapposizione tra un'arte borghese, che si fa portatrice dei valori, degli interessi della borghesia, l'area d'Annunziana per intenderci, all'inizio del Novecento, D'Annunzio è uno degli autori più letti, di maggior successo, è un'arte sociale che invece vuole farsi portavoce delle esigenze e delle istanze di chi sta in basso. Quindi gli operai, le persone come dire, di più recente acculturazione, le donne, e tra questi, in quest'area c'è anche Carlucci che flirta, per esempio, con il socialismo, con i valori rivoluzionari fino almeno a una certa età, poi cambia anche lui. Però diciamo, c'è una zona
non lasciamoci ora confondere troppo da D'Annunzio e Carducci, c'è una zona in cui una casa editrice come Treves rappresenta una cultura che è quella della borghesia moderna italiana, è una zona in cui un'altra casa editrice che è Sonzogno, sono tutte e due a Milano, la Sonzogno rappresenta soprattutto gli interessi delle classi subalterne. Come vedete, non c'è un interesse specifico per l'arte, c'è un interesse specifico, possiamo chiamarlo di classe sociale, certi gruppi sociali si interessano a un certo tipo di discorsi. E quindi i lettori della Treves trovavano in una collana alla Biblioteca Amena, che era vendutissima e pubblicava intensissimamente, trovavano romanzi per signore, romanzi storici, romanzi scandalistici. Se vedete i nomi degli autori, non ci trovate quasi nessun autore noto, e un po' di autori di teatro di cassetta, di quegli autori che venivano messi in scena in Italia. E come vedete ce n'è qualcuno canonico, Hofmannsthal, ma Hofmannsthal è Linda Puccioni, che è una studiosa di Hofmannsthal, forse si stupirà su questo. Hofmannsthal non viene preso in considerazione in quanto autore di teatro, ma semplicemente in quanto librettista della Elettra di Strauss, che viene messo in scena a Roma e Milano, e per questo in forma di libretto d'opera la Treves, non solo la Treves, ma anche altri, pubblicano quel testo lì. Quindi no, vedete che c'è un interesse anche industriale, c'è l'opera che viene messa in scena, allora ci vuole il libretto, allora traduciamo Hofmannsthal, ma non ci interessa neanche tanto che sia Hofmannsthal. Dall'altra parte abbiamo la Sonzogno, che fa soprattutto classici. Le classi subalterne hanno bisogno di leggere i classici accessibili in edizioni economiche, Goethe, Schiller, Lessing, eccetera. Questi cose non le fa più, ma è importante che le faccia Sonzogno, perché molti di questi classici non erano ancora classici, li rende classici Sonzogno, e in parte attraverso una collana che si chiama Biblioteca Universale, economicissima, che leggevano tutti, e anche ancora Vittorini negli anni 20-30 si forma sui libri a 50 centesimi, una lira a 25 centesimi della Biblioteca Universale. Vedete che sono due canoni piuttosto diversi, no? I classici, per lo più noti oggi, sono rimasti perché erano già in parte consacrati della Biblioteca Universale, e invece la letteratura contemporanea del 1900-1910, che invece non è rimasta. E invece quelli che sono i classici nostri, quelli che siamo abituati ad associare al primo Novecento, no? Thomas Mann, il Buddenbrook che esce nel 1901, o Kafka che scrive nel 1910-12, pubblica le sue cose in quegli anni lì, quelle in vita, o Musil, Terlese del 5, o Hesse che inizia a pubblicare in quegli anni, Wasserman inizia a pubblicare in quegli anni, ecco, questi autori qui, ma anche Fontane che finisce di pubblicare nel 98 perché muore, sono del tutto sconosciuti ai nostri letterati. In mezzo ho messo una biblioteca, la più importante collana di saggistica del momento, I tedeschi di Bocca, scusate, la Biblioteca di Scienze Moderne di Bocca, che stava a Torino, che pubblicava l'Opera Omnia di Nietzsche. L'Opera Omnia si fa per dire, ma i primi libri di Nietzsche in traduzione italiana, e questi sì, li leggono tutti all'interno di una costellazione che spero di descrivervi, se no lo faremo dopo durante la discussione. Io cerco di finire per le 19, quindi mi prendo un quarto d'ora per arrivare in fondo e poi riprendiamo un po' di cose nella discussione, se credete. Entro un po' più analiticamente. Vedere le copertine ci dice molto, no? Di quelle che erano le operazioni che facevano gli editori all'epoca. Quindi non è che non si traducesse letteratura tedesca in quel momento, non si traducevano gli autori che noi ci aspettiamo oggi che gli italiani del 1900-1910 leggessero. Loro leggevano un sacco di roba tedesca e altre letterature, ma erano queste. Quindi traducevano dal francese La guerra e la pace, che stava nella biblioteca Amena, insieme alle opere di Verga, tra l'altro, insieme alle opere di quasi tutti, Flaubert, sono quasi tutti nella biblioteca Amena di Treves. E chi sono i tedeschi della biblioteca Amena? No? Quindi quelli che nel repertorio della roba da leggere per la borghesia italiana erano i tedeschi. La più tradotta è Elisabeth Werner, che pubblica, di cui vengono pubblicati almeno una dozzina di romanzi. Ed è una romanziera, diciamo, di cassetta, sentimentale, non spregevole, ma oggi del tutto dimenticata, come ce n'erano tante, tipo Nera, Virginia, eccetera, eccetera. Qui vedete l'elenco dei titoli della Biblioteca Amena, quello preciso fra il 1900 e il 1910, e vi accorgete che non c'è quasi nessun autore canonico. Astento Goethe, che è un repêchage, che è una storia un po' tutta strana, il terzo ultimo titolo,
E direi quasi basta. Si studia oggi ancora un po' Sudermann, ma poca roba. Quindi si leggeva roba tedesca, ma si leggevano queste cose qui. Questa era la più importante collana, più diffusa, collana come gli scrittori italiani e stranieri Mondadori, no? Questa roba qui. Biblioteca Universale. Dietro ovviamente ci sono, ho messo le foto perché c'è sempre qualcuno, c'è cioè il signor Emilio Treves che è in figura importantissima, lui si è studiato, sono soprattutto gli storici dell'editoria che hanno fatto ricerca di base su questi mediatori. Treves ha una storia bellissima e Triestino, lui, e in questo caso lui sì, che è uno dei Triestini che ha fatto a Milano la storia della letteratura tradotta, e quello sarebbe da studiare, ma in questo senso non è stato mai studiato. Edoardo Sonzogno è un altro, ho messo il ritratto, vedete il tipo di volumi in cui ci sono i classici proposti da Sonzogno, vado abbastanza veloce, vedete, sono classici che per noi lo sono rimasti sostanzialmente, ma che all'epoca non lo erano necessariamente. Per dirvi, per esempio, Hölderlin e Kleist vengono pubblicati in prima istanza da Sonzogno nella Biblioteca Universale, quindi siamo negli anni 80-90 dell'Ottocento. Prima Hölderlin e Kleist non sono tradotti in Italia. Quindi quella che a noi sembra una collana tutta di classici, di roba già consacrata, in realtà è di roba in parte consacrata, in parte assolutamente no. La Biblioteca di Scienze Moderne di Giuseppe Bocca, altro personaggio interessantissimo, è quella, come vi dicevo, che pubblica Nietzsche. Vedete le copertine Liberty, questo era Nietzsche nelle mani di un lettore italiano. Sono volumi peraltro di mole gigantesco, di formato molto ampio, e stanno in un contesto sostanzialmente di scienza positivistica tedesca, molto interessante. Qui trovate autori che sono rimasti, e Nietzsche viene letto alla luce del positivismo, perché Bocca era un convinto fautore del positivismo. In realtà viene letto poi da un sacco di persone che combatteranno per tutta la vita il positivismo, che era la corrente scientifica ancora dominante all'inizio del Novecento. Quindi, per riepilogare, dopo l'analisi, questo è più o meno lo schema. Cosa trovavano gli italiani in libreria? Perché lo trovavano? Perché c'erano il signor Emilio Treves e il signor Edoardo Sonzogno, che alla testa delle loro case editrici a conduzione familiare, per cui decidevano tutto loro, e decidevano in parte per caso, perché non avevano una struttura moderna di consulenti che andavano a leggere le novità. Avevano dei consiglieri, gente colta, che diceva: ah, in Germania si parla molto di Nietzsche, perché non lo traduciamo? Ma boh, vediamo, i francesi l'hanno tradotto, sì, l'hanno tradotto, e allora magari lo traduciamo anche noi. Vediamo un po', questo era un po' il clima. Non c'era nessuna, voglio dire, sistematicità nello scandagliare le letterature straniere. Quasi tutto veniva tradotto perché aveva avuto successo in Francia. Diciamo che all'80% il successo in Francia o la considerazione nelle avanguardie francesi faceva sì che ci fosse un interesse anche italiano. Però c'erano incroci anche assolutamente tedesco-italiani senza passare alla Francia. Le cose cambiano quando diverse avanguardie, più o meno simultaneamente, entrano nel campo letterario, come direbbe Bourdieu, ma entrano anche nel campo editoriale. Cioè è assolutamente noto, lo studiamo tutti sui manuali, che Benedetto Croce ha fondato la critica e ha dominato l'estetica italiana per 50 anni, che Papini e Prezzolini hanno fatto la voce, eccetera, eccetera, che Borghese si studia solo per Rubé, tutto il resto della sua attività non è considerato. Però sappiamo che questi letterati hanno fondato delle riviste e creato dei movimenti culturali di impatto importantissimo. Sappiamo un po' meno che hanno fatto un sacco di collane. Qui ve ne ho messa una per ciascuno, ma quasi tutti ne hanno fatte, Croce credo 15, Papini 4-5, Prezzolini diverse, fonda anche una casa editrice, Borghese diverse, vi dico la più importante, che non è Antichi e Moderni, ma è la Biblioteca Romantica pubblicata da Mondadori a partire dal 1930, e via così. Cioè, è gente che per tutta la vita ha continuato ad avere un braccio editoriale fortissimo e quindi a determinare il repertorio. Cioè, come minimo erano consulenti editoriali influentissimi, cioè Croce non dirige dalla Terza né nessuna collana nominalmente, però la Terza non pubblica un titolo della Biblioteca di Cultura Moderna senza sentire Benedetto Croce, e quasi tutti i titoli glieli propone Benedetto Croce. Come minimo, quindi, erano consulenti ascoltatissimi, come massimo avevano loro la direzione della collana o addirittura di una casa editrice. Quindi quello che è emerso da questo lavoro è che
farsi mediatori di letteratura tedesca nel primo Novecento, soprattutto dall'area mitteleuropea, ma non solo, sono personaggi che noi conosciamo dalla storia letteraria italiana per altri motivi, e di cui trascuriamo l'attività editoriale. Gli ultimi tre sono meno importanti, meno noti soprattutto, che li ho messi sia per fare numero, ve ne potrei aggiungere altri, Anton Fortunato Formigini, sì, Fortunato Formigini e diversi altri, Bragaglia importante negli anni successivi, però questi sono sicuramente, almeno i primi quattro, quelli che hanno fatto la differenza, cioè loro hanno cambiato completamente il repertorio rispetto a quello che abbiamo visto poco fa, no? Rispetto a Biblioteca Mena, Biblioteca Universale, Bocca, eccetera, loro, sulla base della loro idea di letteratura, è evidente, lo sapete tutti, che Croce aveva una sua idea di letteratura molto precisa, Papini e Prezzolini avevano la loro idea di letteratura molto precisa, che cambiava, conflittuale, condivisa con un gruppo, eccetera, con varie lotte interne, però Papini e Prezzolini fanno un certo tipo di letteratura, disprezzano altri tipi di letteratura, questo vale anche per Borghese ovviamente, e quindi sulla base della loro idea di letteratura loro selezionano un repertorio di letteratura straniera, io adesso vi parlo della letteratura tedesca, ma questo vale per tutte le altre letterature, cioè Borghese si occupa anche di letteratura neogreca, ovviamente inglese, spagnola, francese, americana, c'è di tutto. E se sentite qualsiasi esperto di ricezione della propria letteratura in Italia, prendete anche un esperto di letteratura polacca, vi dirà che le prime traduzioni importanti del Novecento sono state fatte nell'area vociana, perché i vociani si sono interessati, quindi per questo casa editrice e collane, si sono interessati a quasi tutte le letterature. Quindi, metodologicamente, quello che ci siamo chiesti, che dobbiamo chiederci per rimanere coerenti con il discorso che abbiamo impostato, è quali autori, ciascun nuovo entrante, in questo caso il nuovo entrante è quello che ha l'interesse a fare qualcosa di diverso da quello che esiste già, cioè è inutile proporsi come il nuovo Treves, visto che Treves c'è già ed è mille volte più potente di te, ha pubblicato già migliaia di libri, arrivi tu, cosa fai? Pubblichi anche tu Elizabeth Werner? Non ha nessun senso. Quindi ti proponi con qualcosa che è diverso e ti proponi in un'area possibilmente che è diversa e loro, un po' Croce, Papini e Prezzolini, si propongono in un'area letteraria che è quella della produzione ristretta, cioè opere letterarie di grande interesse letterario, non roba commerciale, non roba politica, non roba religiosa, che noi traduciamo anche se non ci guadagniamo perché sono interessanti dal punto di vista estetico, e che poi discutiamo sulle nostre riviste. Infatti ci sono le recensioni incrociate, i vociani recensiscono i libri fatti da Croce, Croce recensisce i libri fatti dai vociani, eccetera, eccetera. E quindi ci dobbiamo chiedere, in questo grosso lavoro di costruzione di un repertorio, quali autori vengono inseriti nel repertorio, perché, in che modo vengono tradotti, in che modo vengono letti e interpretati, tradotti quindi testualmente, letti e interpretati con i paratesti, e qual è la posizione del campo per cui vengono fatti di ciascuno dei mediatori, per cui si comporta in un certo modo. Faccio la stessa cosa che ho fatto con Treves, Sonzogni, eccetera, con i nuovi entranti. Mi concentro ovviamente su poche collane, ce ne sono molte di più, quindi il discorso è sistemico. Biblioteca di cultura moderna, praticamente è una sorta di avversario della Biblioteca di Scienze Moderne di UCTET, di Bocca, scusate, che era precedente, era più prestigiosa. Quindi il giovane, la terza, con Benedetto Croce, dice: faccio un'altra collana scientifica, però la chiamo di cultura moderna, perché la scienza positivista a me non va bene. Quindi ci metto, tra le cose tedesche, Hebel e i suoi drammi, quindi vedete quanto Hebel era discusso, di Arturo Farinelli, che è un sodale di Croce, e per esempio ci metto le origini della tragedia di Nietzsche, Croce si vuole appropriare di Nietzsche, e lo fa, qui mentre vedete la lista delle cose di rilevanza tedesca, che sono di vario interesse, mi concentro su quella di interesse letterario maggiore, che è quella delle origini della tragedia di Nietzsche, che Croce fa tradurre, come vedete, due volte, cosa assolutamente eccezionale. Perché? Perché Croce presenta Nietzsche, in particolare la sua opera estetica più importante, la nascita della tragedia come la conosciamo oggi, perché presenta Nietzsche, che all'epoca è abbastanza sconosciuto, e sono 10 anni che lo traducono, poco meno, come un suo precursore. Precursore un po' matto, che ha intuito genialmente certe cose, però non è riuscito a sistematizzarle. Croce, nella sua estetica, dà a Nietzsche quel che è di Nietzsche, lo mette nella storia dell'estetica, che culmina con Croce, che ha capito tutto. Quindi Croce
croce legittima Nietzsche in Italia, mettendolo nella sua prestigiosa biblioteca, ma legittima anche se stesso e la sua visione della letteratura, mettendo Nietzsche, accanto a tutti questi altri prestigiosi autori, nella sua biblioteca, quindi legittima la sua propria estetica. Lo fa tradurre due volte perché la prima traduzione non è adeguata a orientare la lettura di Nietzsche nel senso voluto da Croce. Se leggete l'introduzione di Enrico Ruta, Ruta dice papale, papale, che appunto Nietzsche è un precursore un po' scecco di Croce. Il metodo lo inventa Croce sostanzialmente perché inizia già dal 1903-4 a collaborare con La Terza. Negli anni successivi, dopo un esperimento interessantissimo che è la collana Poete, Filosofi et Filosofi Minores, titolo in latino, di Prezzolini, c'è anche Papini dentro, pubblicata a Milano, ma fanno due o tre titoli, però poi Papini e Prezzolini imparano da Croce, anche perché Croce li recluta, li fa tradurre per le sue collane, in particolare per la collana di Classici della Filosofia Moderna. Da Papini, te traducimi, mi sembra Barclay, se non mi sbaglio, Prezzolini, te traduci a Cecchi, li fa tradurre questi giovanotti. E anche lui è un giovanotto, nel senso che ha 40 anni, ma non è ancora Benedetto Croce, no? L'arbitro delle lettere italiane, è un napoletano, intelligente, colto e ricco, che sta cercando di affermarsi come il centro del campo letterario italiano. Quindi Papini impara, come Prezzolini, anche da Croce e fa la sua collana, Cultura dell'anima, dove mette, qui soffermo l'attenzione su alcuni titoli importanti, per farvi capire il tipo di operazione. Schopenhauer, la filosofia delle università, che è un libretto che leggiamo ancora oggi nelle edizioni Adelphi, se lo inventa Papini con Giovanni Vailati. Papini che cosa fa? Legge i Parerghe Paralipomene di Schopenhauer. Papini sapeva leggere faticosamente il tedesco, leggeva per lo più attraverso il francese, però aveva accesso al tedesco, estrapola un capitolo dei Parerghe Paralipomena, la filosofia dell'università, e ne fa un libretto della sua collana, che era piccola, nel senso erano libri di 150 pagine. E questo libro, se lo inventa in Germania, non c'era, l'hanno inventato in Germania, cioè l'hanno copiato da noi negli anni 80, cioè hanno tradotto l'edizione Adelphi, tradotto, hanno ricomposto quel testo ovviamente di Schopenhauer originale, però l'edizione Adelphi, che credo sia prefatta da Calasso, se non mi sbaglio, comunque c'è un testo di Calasso, quindi sostanzialmente c'è anche qui un effetto circolare, per cui poi questo libretto di Schopenhauer inventato da Papini torna in Germania come libretto, dove la cultura originale non esisteva come tale. Vi ho già citato il diario di Hebel, anzi, ho citato Hebel in generale, ma Slataper nella collana di Papini pubblica il diario di Slataper e il diario di Hebel, e il lapsus però non è casuale, perché se leggete un articolo di Paola Maria Filippi vi dimostra chiaramente che il diario di Hebel tradotto da Slataper è talmente manipolato, tagliato e tradotto in modo orientato da essere sostanzialmente il diario di Slataper più che il diario di Hebel. E Slataper questa cosa la dice nell'introduzione. L'altra operazione molto interessante, anche qui potrei soffermarmi su ciascuna di queste, sarebbe anche più interessante perché vedete che i nomi sono meno celebri, però per farvi capire lo spirito mi soffermo sui nomi un po' più importanti, però tutti questi sono sostanzialmente amici, sodali, compagni di strada di Papini, Prezzolini, e quindi vengono indirizzati da loro a tradurre certi testi. L'operazione di Prezzolini è fare un libro di frammenti di Novalis. Novalis non era mai stato tradotto in italiano, viene tradotto da Prezzolini nel 1905 inizialmente, in questa collana Poete e Filosofi che vi dicevo, e diventa così un autore importante anche in Italia. Perché? Perché fa parte degli autori vociani sostanzialmente, ma Prezzolini presenta una traduzione molto orientata, nella sua introduzione teorizza il modo in cui ha tradotto molto liberamente Novalis, e nella seconda edizione, la prima edizione si chiamava Novalis, la seconda edizione si chiama Frammenti, e capite come la poetica della voce, il famoso frammentismo, anche questo è un po' riduttivo parlare di frammentismo, però chiaramente, vedete, torna anche il titolo nicciano subito sotto, Lettere scelte, Frammenti epistolari, il secondo titolo, Iperione, Frammenti, cioè, c'è una ragione anche al luogo comune del frammentismo, la poetica della voce trovava la verità non nelle grandi strutture architettoniche del romanzo, del dramma, eccetera, non nei generi letterari che vengono avversati in quanto tali, ma nel frammento, nel brano illuminante che porta a toccare la verità. E qui
quindi Prezzolini prende l'opera di Novalis e la fa a pezzi per ottenerne dei frammenti. Ora, Novalis ha pubblicato dei frammenti, ma non solo dei frammenti, ha pubblicato dei romanzi. Se prendete il libro di Prezzolini, vedete che anche il romanzo I discepoli di Sais di Novalis viene preso e fatto a pezzi e ne abbiamo alcuni frammenti e il romanzo no, non c'è. Vado avanti. È importante i quaderni della voce perché? Perché la Giuditta di Hebel, che è il testo di Hebel che si discute di più in questo periodo, la collana è fatta a pari mani da Prezzolini e Slatape, sono un po' lungo, mi prendo ancora 5 minuti, cerco di arrivare alla fine. La collana è importante anche se non ha tanti titoli stranieri, come vedete. Però che operazione è questa? È un'operazione ancora più avanzata, cioè non solo mettiamo Novalis come faceva Papini accanto a Schopenhauer, accanto, poi ci c'è Aristotele in quella collana, no? C'è un canone, un repertorio molto specifico, orientato alla cultura dell'anima. L'anima è una rivista che Papini ha diretto per un po' di mesi in quegli anni, e poi finisce, rimane la cultura dell'anima. Non solo creano dei repertori di letteratura straniera, nel caso dei quaderni della voce di Prezzolini, la letteratura straniera viene inserita in un repertorio di autori e di testi italiani, e se guardate i titoli, questa è la collana, quaderni della voce sono i primi titoli, vedete che sono titoli che rientrano assolutamente nella poetica, nella visione della letteratura della voce, e che uniscono autori italiani e stranieri, quindi il gesto critico è accanto a Papini e a Soffici e a Prezzolini, che sono autori della collana, c'è anche Hebel, no? È uno dei nostri, c'è anche Chekhov, è uno dei nostri, c'è anche Halévy, che vabbè è un saggio, ma la saggistica interessava in particolare ai Vociani, e c'è anche Rimbaud, di cui parla Soffici, e c'è anche Kipling, di cui parla Cecchi, che è sempre un altro della compagnia. Quindi vedete che si crea un repertorio che unisce autori italiani, che sono loro, la nuova generazione che si vuole legittimare, la nuova avanguardia che si vuole legittimare, ad autori stranieri, che vengono legittimati e contribuiscono, viceversa, anche a legittimare questi nuovi entranti, che nel 1910 non sono affatto famosi e accreditati, nel 20 sì, ma nel 10 stanno tentando il colpo. 1912, vedete gli anni sono tutti gli stessi, Borghese, finisco con Borghese, vi salto gli altri, al massimo ne parliamo per i margini, però vedete come operazione sistematica, qui ci sono solo i titoli tedeschi, lo stesso se aggiungessimo i titoli francesi, inglesi, eccetera, vedete che quadro importante si riesce a ricostruire. Borghese, che era stato allievo in qualche modo di Croce, amico di Papini, Prezzolini, aveva avuto la sfortuna di avere successo e quindi ottiene una cattedra universitaria a differenza degli altri nel 1910, gli altri lo odiano, comincia a scrivere per il Corriere della Sera, che è importantissimo, gli altri lo odiano perché gli dicono tu sei compromesso con le grandi istituzioni letterarie, col mercato, eccetera. Ciò nonostante la Carabba, che è la casa editrice con cui collabora Papini, invita Borghese a dirigere anche lui una collana. Borghese è un nome noto in quel momento lì, noto almeno in questa avanguardia letteraria che circola intorno alla voce, e Borghese accetta e fa una collana che dirige per molto tempo, dura più anche delle altre collane che abbiamo visto, e inizia con Novalis, autore legittimato da Prezzolini, prosegue con Hebel, autore legittimato da Slataper, ci mette Fichte, che trovavamo anche nella collana di Papini, e fa tradurre questa volta per intero un romanzo di Novalis, Enrico di Ofterdingen, anche perché Borghese non è così sprezzante con Papini, Prezzolini e Croce nei confronti del romanzo, è un po' più interlocutorio e negli anni 30 arriverà invece a proporre addirittura una biblioteca romantica, cioè una biblioteca del romanzo, che è l'opposto del frammentismo dei Vociani e della prosa d'arte della Ronda, quindi vedete come entra in gioco le poetiche italiane. Non vi faccio l'analisi di tutti questi titoli per ovvi motivi e vado avanti per arrivare alle conclusioni e il meccanismo si è capito. Le conclusioni sono che i nuovi entranti tra il 1905, 9, il 19, anche durante la guerra continuano a pubblicare, propongono alcuni autori, anche in versioni diverse. Cioè il Novalis di Prezzolini non è lo stesso di Borghese, il Novalis di Borghese. Il Goethe
che fa fare croce non è lo stesso che fa appunto Manacorda negli scrittori stranieri. Che il Goethe che fa fare croce, questo in realtà è un saggio di Imbriani su Croce, su Goethe, Croce Repubblica. Quindi vabbè, dovrei entrare nel merito, non lo faccio, però l'idea è che vedete come questi diversi mediatori, nei loro repertori, nelle loro strutture collane, discutono spesso degli stessi autori, e l'effetto è che per un giovane che si formasse negli anni 10, leggendo la voce, la critica, eccetera, gli autori tedeschi importanti non erano più Elisabeth Werner, Ida Boied, eccetera, eccetera, ma erano Goethe, Nietzsche, Novalis, Hebbel, Goethe, Nietzsche, Novalis, Hebbel, Goethe, Nietzsche, Novalis, Hebbel, questi quattro senza dubbio, e poi alcuni altri che vengono tradotti meno, ma introdotti. Hölderlin viene praticamente introdotto, reintrodotto dai Vociani, così Kleist, eccetera, eccetera. E se confrontiamo lo Hölderlin di Papini e della cultura dell'anima con lo Hölderlin di Sonzogno, che avevamo visto prima, sono due cose completamente diverse. Per dirvi, l'Iperione, tradotto da Sonzogno, si chiamava Iperione, quello tradotto da Gina Martegiani per Papini si chiama Iperione, Frammenti, non è il romanzo intero, sono dei pezzi del romanzo riorganizzati dalla Martegiani secondo il suo criterio. Quindi vedete come il repertorio è abbastanza compatto e si va a contrapporre a quello già esistente, per cui a un certo punto continuano ad esserci gli autori di Treves e Sonzogno, quindi quella roba che si pubblicava, e ci sono in più gli autori di questi nuovi entranti, il repertorio tedesco di questi nuovi entranti. E si crea una contrapposizione, ma si crea nella società, nella concretezza, tra un campo di produzione ristretto e un campo di produzione di massa. Cosa vuol dire nei termini di Bourdieu? Vuol dire che il campo di produzione ristretta sono pochi, che pubblicano relativamente poca roba, perché non hanno grandi mezzi, per pochi lettori. Siamo nell'ordine di centinaia di produttori per qualche migliaio di lettori. Nel campo di produzione di massa siamo su numeri molto più alti, cioè questi pubblicano decine e decine e decine di libri l'anno, per numeri di lettori che arrivano alle centinaia di migliaia, no? Quindi non ci sono paragoni dal punto di vista numerico. Ma quello che ci interessa dal punto di vista sociologico e anche di storia letteraria è che si crea una zona che Bourdieu chiama dell'arte puro, dell'arte per l'arte, dove si pubblicano delle cose, si traducono, si fa della letteratura tradotta, ma si fa anche della letteratura italiana, per motivi che non sono, che non vogliono avere niente a che fare o pochissimo a che fare con la politica, con la religione, con l'arte sociale dei progressisti, con l'arte borghese dei dandy, no? Quella roba lì non la vogliono. E quindi tendono a stigmatizzare tutta una serie di cose che erano patrimonio della Treves, della Sonzogno, di D'Annunzio, di Carducci, che erano i vecchi per loro. E quindi la cosa su cui voglio attirare l'attenzione sono mille cose che ho schematizzato qui, ma la cosa più eclatante, che abbiamo già toccato, è che se Treves aveva una collana che era una collana di romanzi, la Biblioteca Amena, i nuovi entranti disprezzano il romanzo in primo luogo, ma lo disprezzano proprio perché Treves fa sostanzialmente romanzi. E quindi quella era la letteratura esistente, borghese, economicizzata, di massa, eccetera, per distinguersi da altri generi letterari. Sono una cosa falsa, che non ci portano alla verità, costruiamo un'idea di letteratura che prescinda o si opponga addirittura al romanzo. Quindi la pregiudiziale, l'interdetto antiromanzesco è una caratteristica di questa zona del campo di produzione ristretta che ci porteremo avanti attraverso Croce, Papini, Prezzolini, Rondisti, eccetera, fino a Solaria che faticosamente comincia ad aprire al romanzo. Quindi per 20-25 anni, un quarto di secolo, i letterati italiani di questa zona qui, perché i letterati italiani del campo di produzione di massa, e sono tanti, anche Pirandello sta lì, continuano a fare romanzi tranquillamente. Invece nel campo di produzione ristretta si fanno romanzi con molto imbarazzo, non si chiamano romanzi, si fanno antiromanzi, eccetera, eccetera. E ovviamente quando si traduce, non si traducono romanzi dal tedesco, sono, alcune eccezioni ci sono ovviamente, ma si traducono o si deromanzizzano delle cose che sono romanzi come l'Iperione, ridotto a frammenti. Vedete qui due repertori che si contrappongono, no? Nietzsche, Goethe, Novalis, Hebbel, Schopenhauer, di qua, e di là rimangono
Werner, Epstein, Phoebe, Hoffman, Sudermann, eccetera. Le novità degli anni della guerra della Sonzogno sono Bilze, Heine, Heine era tradottissimo già nell'Ottocento, insomma, la grande novità del 19 Heinrich Mann, su cui potrei intrattenere a lungo, ma arrivo alle conclusioni. Quello che succede è che il sistema si polarizza e quindi rimarrà e continua a esistere ancora oggi un campo di produzione ristretta, l'orma per esempio, in cui, o Keller, in cui si traduce certa letteratura tedesca per motivi in primo luogo letterari, chiaro che poi bisogna campare, quindi i libri devono vendere. Ma Mondadori sceglie per motivi in primo luogo, poi non è che trascura del tutto letteratura, ma in primo luogo commerciali, ci sono editori ben più commerciali di Mondadori, poi Mondadori occupa varie posizioni perché articola la sua produzione in collana, le collane più commerciali e le collane più pure d'avanguardia, più letterarie, diciamo. Però questa polarizzazione riguarda tutte le strutture, riguarda la letteratura, l'editoria, i teatri, le università, il giornalismo, c'è questa polarizzazione tra chi segue un po' l'impostazione di Croce, di Vociani, eccetera, e chi segue invece l'impostazione dominante, vecchia, dell'editoria commerciale, politica, religiosa, positivista dal punto di vista culturale, eccetera. E per arrivare agli anni 30, autori tedeschi che arriveranno negli anni 20-30, come Wedekind, Büchner, Jörg Haider, Bertolt Brecht, Franz Kafka, non arrivano mai nei circuiti di produzione di massa, non mai nelle grandi. Mondadori non arriva a pubblicare questi autori se non quando sono già stra-tradotti in italiano, e Mondadori si pone sulla scia di Treves, per intenderci, esplicitamente, ma sono editori piccoli e spesso gestiti da letterati, Gobetti, Franco Antonicelli, Papini stesso, gli Ermetici, eccetera, che si interessano a questi autori, e questo ovviamente non vale solo per la letteratura tedesca, ma per tutta la letteratura tradotta. Concludo con questa, che non è una provocazione, è una proposta. Cioè, quello che il gruppo di ricerca LTT cerca di sostenere come impostazione è che tutte le traduzioni di cui abbiamo parlato, abbiamo visto chi le ha prodotte, no? Fanno parte sostanzialmente del repertorio, del corpus della letteratura italiana. E quindi la sfida, che secondo me è interessante, ve la sottopongo alla discussione, e lavorare sulla mediazione non soltanto Mittell'Italia, non soltanto della letteratura mitteleuropea, ma in generale della letteratura straniera, come se fosse, anzi, considerando che è parte integrante del corpus della letteratura italiana. Ai germanisti non interessa questa roba, interessa a noi, perché fa parte della nostra storia letteraria, perché è quando si è cominciato, e come si è cominciato a leggere Così parlò Zarathustra, l'opera a tre soldi, la metamorfosi di Kafka, il Wiedemeister di Goethe. Sono proprio momenti, e sono momenti importantissimi, della nostra storia letteraria. Quindi tutta quella ricerca di base che vi proponevo all'inizio, sulla base dell'impostazione teorica di Bourdieu e altri, è una ricerca di base poi finalizzata a questa ricostruzione. Il mio sogno è un manuale, credo sia questa l'ultima slide, del futuro, che è un manuale di storia della letteratura italiana, che include la letteratura tradotta, con un canone, ovviamente, una selezione dei testi più importanti, non perché sono importanti oggi, o perché sono importanti in Germania e in Inghilterra, ma perché sono stati importanti in Italia nel 1910, nel 1840, eccetera, perché quelli sono stati letti e facevano parte della cultura di Leopardi, di Manzoni, di Verga, perché i giovani e i letterati, chi si occupava di letteratura, leggeva quella roba lì e quella riteneva essere la letteratura straniera. Ho finito, scusate, forse ho preso qualche minuto in più. Tolgo la condivisione e mi appresto, se ci riesco. Posso prendere la parola brevemente? Certo. Prego. Io mi ricollego alla conclusione perché ho questa domanda in mente, o meglio, questa riflessione già da metà lezione. E devo dire che è un punto, un aspetto al quale io, dalla mia prospettiva prettamente germanistica, non avevo mai fatto caso. E che mi sembra molto interessante, si ricollega anche al tuo desiderio di creare questo manuale, così come hai detto in conclusione, e cioè
di questo ritardo, o meglio, ritardo, anche se vogliamo, inevitabile, no? Anche perché ai tempi e nei primi anni del Novecento i mezzi di comunicazione, di diffusione delle informazioni e anche della letteratura non era di certo, i mezzi non erano di certo gli stessi che possiamo avere oggi. E quindi questo ritardo conoscenza della presentazione di opere o di autori di lingua tedesca nel contesto letterario italiano porta a un riposizionamento, no? A una collocazione di opere o di autori di lingua tedesca nel contesto letterario italiano con un ritardo di qualche decennio. Quindi, se noi vogliamo integrare o ampliare il repertorio letterario italiano inserendovi i testi di letteratura tedesca tradotti in Italia, ci sarà comunque una non simultanea, un'azione non cronologica, no? Noi siamo abituati a leggere i manuali di storia della letteratura italiana, dove si susseguono i vari autori in ordine pressoché cronologico, no? Seguendo piuttosto una linea temporale. In questo caso si viene inevitabilmente a creare no, mi viene da chiamarlo un ritardo, però è al tempo stesso interessante anche vedere come viene recepito in Italia Goethe letto per la prima volta nei primi anni del Novecento, quindi di certo non letto negli stessi anni in cui è stato letto in Germania. Ecco, non so se mi sono spiegata perché è un punto sul quale sto ancora riflettendo e quindi sto, diciamo, pensando ad alta voce, però è una questione che come potrebbe essere risolta, se va risolta, oppure se invece è giusto mantenere questa linea, ecco, questa posizione. Posso rispondere subito? Ok. Grazie mille per questa domanda perché tocca un punto per me cruciale. Hai usato la parola ritardo ed è una parola su cui ho riflettuto moltissimo e dopo anni tendo proprio a rifiutarla come descrizione. Perché? Perché presuppone una nostra distorsione dall'oggi, cioè pensare che Goethe dovesse essere letto in diretta nel 1774 da tutti è un'ingenuità, cioè un'ingenuità. Quella è quella che Bourdieu chiamerebbe illusione scolastica, cioè noi che abbiamo studiato pensiamo oggi che gli italiani del 1774 dovessero leggere subito il Werther. Dopo magari vi racconto che l'hanno letto poco dopo in realtà, ma solo il Werther, il resto di Goethe non lo conosceva. Sarebbe come pretendere che noi che leggiamo Walter City e ammiriamo Walter City ci stupiamo perché Walter City non è tradotto praticamente in nessuna parte del mondo. In Germania sicuramente no, in Inghilterra credo di no. Cioè, è un autore che per noi è importante e all'estero non esiste. Mentre esiste Elena Ferrante e rimarrà Elena Ferrante e questo ci pone un problema. Perché il nostro canone contemporaneo, se, per citare il titolo di una rubrica di allegoria, il nostro canone contemporaneo è fatto in un modo. Il canone contemporaneo italiano, dei francesi, degli inglesi, dei tedeschi, non è lo stesso. Li vogliamo accusare di ritardo? Dovete assolutamente leggere City? No, perché non è detto che City passi, né che resti in Italia come autore, né che passi all'estero. Se non passa all'estero non è detto che resti in Italia, francamente, perché la legittimazione, la consacrazione internazionale è ovviamente una delle cose, se arrivi al premio Nobel, no? Per esempio, candidato al premio Nobel, lo sapete, per un sacco di volte, Claudio Magris, che come autore nel canone contemporaneo è del tutto marginale e irrilevante. Mentre all'estero, per motivi anche suoi, perché è una persona di caratura internazionale che ha sponde nei paesi tedeschi, in quei paesi scandinavi, viene candidato al Nobel. Quindi, no, parlare di ritardo vorrebbe dire giudicare sulla base di un canone che ci facciamo noi, poi diciamo, ah, voi non leggevate. Per venire alla domanda che ponevi sulla storia letteraria, dal mio punto di vista la novità sarebbe proprio questa, cioè inserire gli autori nel momento in cui sono diventati effettivamente parte del patrimonio letterario nazionale. Cioè Shakespeare è un autore dell'Ottocento per noi.
anche se magari qualche circolazione c'è stata tra l'Inghilterra e l'Italia nel 600-700, ma sostanzialmente la ricezione di Shakespeare è romantica. Per i tedeschi, e poi si crea un problema ulteriore. Molti autori hanno più ondate di ricezione. Per esempio, Heine, cioè, prendiamo Goethe. Heine è un autore, per esempio, che ha una boom nella seconda metà dell'Ottocento, sparisce dopo il 1930. Fate fatica a trovare traduzioni di Heine, ce ne sono, ma periferiche, non è un autore che leggiamo. Mentre Carducci leggeva Heine, D'Annunzio leggeva Heine, Nievo leggeva Heine, per loro era un autore fondamentale. Ci sono autori come Shakespeare, sì, come Shakespeare, come Goethe, che è il caso che conosco meglio, che ha ondate diverse, cioè negli anni 80 del 700 molti leggono il Werther. Lo leggono in un certo modo molto parziale, come romanzetto sentimentale, eccetera. Non lo capiscono, ma lo leggono. Non leggono nient'altro. Intorno agli anni 60 dell'Ottocento cominciano a leggere il Faust, non lo capiscono, sostanzialmente neanche quello. Soltanto all'inizio del Novecento cominciano a leggere i romanzi, quindi Il Meister, Le affinità elettive, Il secondo Meister, poi praticamente in italiano tradotto una sola volta. Quindi, cioè, direi al secondo Meister noi ci dobbiamo ancora arrivare come cultura letteraria nostra italiana, mentre i francesi ce l'hanno dagli anni, scusate, gli inglesi ce l'hanno dagli anni 20 dell'Ottocento. Carlyle traduce i due Meister in inglese negli anni dell'Ottocento e tutti gli inglesi da allora in poi, quelli romanzieri, quella roba lì la leggono e ce l'hanno in testa. Quindi, in un'ideale storia letteraria, Goethe dovrebbe tornare almeno 3 volte, no? Ogni autore dovrebbe tornare ogni volta che una sua opera diventa effettivamente rilevante e capite che per i classici questo può succedere diverse volte. È chiaro che è un problema tecnico-narrativo, non da poco, raccontare una storia letteraria tenendo conto di questo, però penso valga la pena provarci. Assolutamente, certo. Anzi, grazie per questo nuovo spunto di riflessione. Lascio la parola ai ragazzi. Allora, intanto ringrazio a nome di tutti il professore per la lezione ricchissima che ci ha fatto oggi e ricordo a chiunque voglia intervenire che può o alzare la mano sulla chat oppure scrivere proprio direttamente nella chat se ci sono domande. Nel frattempo, chiedo due cose che mi sono venute in mente a me, sia da quello che lei ci ha raccontato oggi, ma anche dalla lettura di traiettoria. E le due domande che vorrei farle si riferiscono entrambe a quelli che lei ha chiamato mediatori. Quindi abbiamo detto editori, traduttori, critici, scrittori che operano quotidianamente nel campo letterario, influenzandolo e plasmandolo. Come lei sottolinea, e cito da traiettorie, il lavoro di questi mediatori è sempre collettivo. E per collettivo mi sembra di capire si intende da una parte che è frutto di una collaborazione di queste persone e dall'altra che le opere tradotte presuppongono uno sfondo culturale, quindi forze politiche, economiche, sociali che entrano in qualche modo nell'opera che si sta traducendo. Io mi domando e le domando quindi, pensando a fenomeni relativamente nuovi come la professionalizzazione dei traduttori oppure in generale la parcellizzazione dei ruoli editoriali, ma mi è venuto in mente anche il diverso tipo di formazione che oggi bisogna avere alle spalle per ricoprire certi ruoli. Quindi le domando, è ancora possibile secondo lei un lavoro di traduzione veramente collettivo, come fu ad esempio il lavoro di Fortini Cases per il Faust del 70 per Mondadori? Oppure c'è stato un cambiamento decisivo in questo senso? Prima, se non sbaglio, lei faceva riferimento a alcuni compromessi che gli scrittori dovrebbero accettare oggi. E poi le faccio anche quest'altra domanda, e ovviamente può rispondermi nell'ordine che vuole. Che è più che altro un'opinione su un aspetto che per il nostro collettivo è molto interessante, perché con un progetto che si chiama Militanti abbiamo recentemente intervistato una serie di riviste, riviste letterarie e blog culturali, chiedendo loro in cosa consiste, quella programmatica militanza, con cui dai loro manifesti loro prendono posizione nel campo letterario contemporaneo. E in più di un caso è emerso che nella categoria di militanza loro facevano rientrare i loro lavori di traduzione, e soprattutto traduzione poetica. Mi domando quindi che cosa ne pensa del ruolo che svolgono le riviste come appunto organi mediatori di traduzione e se effettivamente anche loro possono detenere un capitale simbolico, diciamo, incisivo.
Grazie Aurora per belle due domande, belle consistenti. Allora, comincio dalla prima. Questa è una domanda che ci viene posta molto spesso, cioè quanto sono cambiate le cose dall'epoca che studiamo, l'epoca storica, al presente, e se nel presente è ancora possibile ritrovare dinamiche come quelle che ho provato a descrivervi durante questa lezione. In particolare alla luce appunto della professionalizzazione dei traduttori, della parcellizzazione dei ruoli editoriali, eccetera, eccetera. La mia risposta è interlocutoria, nel senso che studiando il simbolico, io mi sono fatto quest'idea qui, che se non c'è un lavoro collettivo di costruzione simbolica di un autore, quell'autore sparisce. Sparisce perché rimane un autore commerciale, un autore politico, un successo effimero. Quindi c'è bisogno, per farvi un caso recente, abbiamo parlato di Elena Ferrante. Elena Ferrante non sappiamo manco chi è, più o meno lo sappiamo in realtà, è stato un successo all'inizio forse insperato, poi costruito con grande abilità dell'editore. È stato costruito anche a livello internazionale perché l'editore ha una filiale a New York. E per alcuni anni è stato un fenomeno considerato commerciale. Non solo per il suo successo, ma spesso anche proprio a causa del suo successo nazionale e internazionale. Cioè, entrare in una libreria e vedere le pile di amiche geniali faceva venire i brividi a qualsiasi critico letterario, perché ovviamente dall'epoca di Croce, Papini e Prezzolini si instaura quella scissione che noi conosciamo in tutti i campi artistici tra polo, come dire, dell'arte per l'arte e polo commerciale, per cui anche il rock è diviso tra rock mainstream e rock underground, il cinema tra cinema d'autore, da festival, il cinema di cassette, il teatro, teatro stabile che fa sempre le stesse cose, Pirandello, il teatro di ricerca, ma tutti i campi artistici sono divisi così. Quindi questa divisione c'è ancora, simbolicamente e sociologica, socialmente, nelle nostre teste e nella società. Il caso di Elena Ferrante fa sì che all'inizio Ferrante sia polo commerciale, puro. Ma se l'allegoria dedica un numero alla Ferrante, quindi una rivista legittimata nel campo di produzione ristretta, se Tiziana De Rogatis scrive un libro sulla Ferrante, se si fa un convegno internazionale a Toronto sulla Ferrante, allora comincia ad essere legittimata la Ferrante anche nel polo di produzione ristretta, che è quello ristretto, vuol dire che allegoria la leggiamo in, non so se la leggete voi, ma la leggiamo in poche centinaia di persone al mondo, quindi è ristretta proprio. Mentre l'amica geniale la leggono alcuni milioni di persone, svariati milioni di persone, non c'è proprio paragone. Però il campo di produzione ristretta, che è quel luogo dove poi si scriveranno le storie letterarie, perché le scriverà Tiziana De Rogatis, Raffaele Donnarumma, eccetera, scriveranno le prossime storie letterarie, allora c'è una buona probabilità che Elena Ferrante sia inclusa. Vedete che c'è una forma di collaborazione. La collaborazione, vabbè, togliamo il côté commerciale, però Allegoria, il convegno a Toronto, la casa editrice EO che pubblica il libro della De Rogatis, possiamo citare N altri studiosi che hanno preso posizione. Quindi c'è un lavoro collettivo di legittimazione della Ferrante, senza il quale io sono sicuro che la Ferrante sarebbe rimasta e rimarrebbe un fenomeno commerciale effimero in Italia, a meno che poi 30-40 anni, la persistenza del suo successo all'estero, ma questa persistenza ci può essere solo se i campi critici negli Stati Uniti, in Germania, eccetera, la legittimano. La sua persistenza all'estero allora non imporrà, non avrebbe imposto agli italiani di prendere atto che quella che consideravano un fenomeno commerciale era invece una grande scrittrice, cosa che peraltro abbiamo fatto un sacco di volte, cioè, sentendoci dire dai francesi: guardate che avete un grande autore a casa, ma non ve lo fidate, caso Sbevo per dirne una. Quindi questo lavoro collettivo, secondo me, magari c'è meno di prima. Le istituzioni letterarie del campo di produzione ristretta sono un po' più in affanno, sono un po' più compromesse col commerciale, sono un po' più egoiste, meno collaborative, però questo lavoro o lo fanno oppure, la letteratura perde, ogni capitale simbolico e diventa tutto commercio, no? Tutto mercato. L'altra domanda, ho visto che avete intervistato il gruppo di Gnam, no? Mi sembra, sì. E loro sono molto consapevoli di questa cosa, cioè del fatto che tradurre
certe cose ti legittima nel tuo paese, perché se sei il traduttore di X ti prendi il capitale simbolico di X almeno in parte. E ovviamente sono consapevoli che tradurre certi autori legittima la loro poetica, il loro tipo di poesia in prosa, insomma, il loro. Di questa cosa qui mi sembra siano consapevoli in molti, non tanti traduttori professionisti che sono un capitolo a sé, spesso tremendamente ignari di ciò che è la letteratura italiana contemporanea, questo è stupefacente, anche traduttori bravissimi, ma gli scrittori che traducono non sono pochi e sono molto consapevoli, cioè tutto il gruppo di Minimum Fax, no? Il gruppo Martina Teste che ha coinvolto Nesi nella traduzione di Infinite Jest, David Foster Wallace, sono tanti casi di opere letterarie, a me cioè, quello era proprio un caso, no? Eclatante, come tradurre la Recherche di Proust, un'opera a perdere, cioè lo traduci e non vendi, non recuperi i soldi, ma lo fai perché così ti legittimi come Minimum Fax che ha tradotto Infinite Jest. E poi, vabbè, te lo prendi in Audi, lo ripubblicherai in Audi perché tu sei piccolo e in Audi è grande. Però questo lavoro, come dire, mi sembra che ci sia una diffusa consapevolezza tra gli scrittori italiani contemporanei che la traduzione è una delle possibilità di prendere posizione nel campo letterario italiano contemporaneo e accreditarsi. Non mi ricordo il nome dell'autrice mezza italiana, mezza americana che ha scritto un romanzo, adesso non mi viene in mente, vabbè, però un'autrice che si è affermata un paio d'anni fa in italiana, forse ha capito Aurora, ha tradotto recentemente un romanzo dall'inglese, quindi no, ma anche probabilmente gli editori propongono agli autori di legittimarsi. Anche Marco Rossari ha tradotto Malcolm Lewis, se non mi sbaglio, recentemente, no? C'è questa cosa. Io, se posso, siamo ancora in tempo, vorrei fare una domanda brevissima che magari esula un po' e si concentra più sull'ultima parte della lezione. E la domanda che vorrei fare è che io credo che nella sua proposta ci sia molto dell'Auerbach, della Philologie della Weltliteratur, per cui un'idea di scienza comprensiva della filologia e di insegnamento della letteratura in questo senso. Però ecco, io la domanda che vorrei fare è come Auerbach non si pone alla fine il problema di un canone? Quello che mi fa pensare è, e magari lo sto dicendo con le parole sbagliate, però ecco, è proprio una riflessione spontanea che mi è venuta adesso. Il canone verso cui si orienta questo tipo di impostazione critica, teorica, è un canone necessariamente diviso in due, cioè il canone del capitale simbolico, legittimato, la letteratura che rimane perché viene legittimata da un certo tipo di lettura, accompagnato al canone economico e diciamo commerciale, oppure c'è qualcosa di diverso, oppure il canone non ci interessa. Non so se rientra nella lezione, però ecco, mi faceva piacere chiederlo. Grazie Teresa, anche questa è una domanda proprio cruciale per il nostro lavoro, nel senso che ce la siamo posta mille volte e anche qui la risposta non può che essere interlocutoria, nel senso che dipende da cosa dobbiamo fare, cioè se dobbiamo scrivere una storia letteraria dobbiamo comportarci in un certo modo, se dobbiamo fare ricerca, chiamiamola anche ricerca di base, ci dovremmo comportare in un altro modo, cosa voglio dire? Che per dare un'idea sintetica del ruolo che la letteratura tradotta ha avuto nella storia culturale italiana, la cultura letteraria italiana, sarà necessario fare quello che fanno i manuali di storia letteraria, cioè una storia estetica della letteratura, cioè è una storia dei capolavori, cioè delle cose che meritano di essere lette oggi. Quindi è una storia chiaramente parziale e influenzata dalla nostra prospettiva. Dovendo fare un manuale, io opterei per questa scelta, perché permette di essere molto più sintetici e di porre il problema in modo molto evidente. Dovendo fare ricerca di base, che è quello che però per lo più abbiamo fatto finora, e quindi scrivere saggi senza preoccuparsi di fare un manuale,
Non dobbiamo fare una storia della letteratura estetica, secondo me, ma una storia della letteratura storica. Cioè, gli storici studiano della storia tutto, senza giudicare questo è importante, questo meno. Studiano l'economia del Pascolo nella Toscana del 1200, così come le strategie della Wehrmacht nell'invasione dell'Unione Sovietica. Cioè, un pastore del Trentino non è meno importante di Hitler o De Gasperi, no? Si studia tutto. E quindi nei saggi di ricerca di base studiamo tutto, quindi studiamo anche le cose commerciali, cioè studiamo quello che è stato letto, quello che ha avuto successo, quello che è stato tradotto effettivamente. Per esempio tutta la roba di Treves, quella sfilza di titoli, nessuno l'ha mai studiata, neanche io ho avuto tempo di studiare titolo per titolo, è un lavoro gigantesco. Ti fai un'idea per costruire il sistema e vedere che poi Papini e Prezzoni fanno tutt'altro, allora cerchi di riflettere sulla contraddizione, cioè sul conflitto tra le due visioni della letteratura. Per cui rimaniamo scissi a livello di ricerca tra una ricerca di base che secondo me deve essere storica, quindi includere tutto, e una storia estetica delle traduzioni che deve includere i capolavori o quantomeno le traduzioni che hanno avuto maggiore influenza sulla cultura letteraria e quindi poi sui capolavori della letteratura italiana. E quindi questa sarebbe una storia molto parziale, orientata però a fini, diciamo, didattici, no? Di ricostruzione di un repertorio, di un canone che deve essere proposto a chi studia. Sono due operazioni molto diverse. Noi abbiamo lavorato molto sulla prima, ci siamo resi conto che per arrivare alla seconda, che è veramente il mio sogno, c'è da fare una quantità di ricerca di base ancora enorme. Io non vi ho fatto vedere il sito, poi se volete ve lo faccio vedere, ma LTT lo trovate. È proprio una goccia nel mare. Ho cominciato piano piano a fare alcune traiettorie, ma i mediatori sono tantissimi, i testi tradotti sono tantissimi, quindi prima bisognerebbe mapparli tutti e poi capire quali sono stati determinanti, perché e per chi, per quali gruppi. E ho capito, per esempio, che Kafka per gli ermetici è stato fondamentale, per gli ermetici. Oppure è stato fondamentale per i pre-neorealisti torinesi, però sono tutte, no, cose piccole ricerche che vanno a vedere lì, poi sintetizzare questa roba e dire dove lo metto Kafka nella storia letteraria del Novecento, perché Kafka è così importante poi per i neoavanguardisti, è stato importante per Fortini, è stato importante per un sacco di autori, in modo per motivi diversi. E quindi devo scegliere poi per fare una storia estetica e collocare Kafka una o due volte in questa storia, non di più. Scusa se ci ho messo un po' a rispondere, ma era molto stimolante. Credo che prima intendesse Claudia Durastanti, ho controllato per sicurezza. Grazie, Claudio della Stasi. Allora, se sì, intanto per chi voleste, Teresa ha messo nella chat il link del sito che diceva il professore. E, se non ci sono altre domande, io vi invito tutti a seguirci anche la settimana prossima, il 10 giugno, giovedì. Perché avremo come ospite il professor Mimmo Cangiano, che ci parlerà in particolare di Nietzsche, Stetter e Slatapér. Ringraziamo di nuovo tutti, soprattutto il professore e anche la dottoressa Faccioni, e vi diamo appuntamento. Grazie a voi. Grazie ancora Michele Sisto per questa bellissima e stimolante lezione. Ci porteremo, penso, degli spunti per un po', magari ne riparleremo anche in futuro, magari. Con molto piacere, Speriamo grazie ancora anche dal dell'invito. vivo la prossima volta. Grazie a tutti e a tutti, allora, e vi salutiamo. Grazie a voi Ciao a ancora. tutti. Buonasera.